Benvenuti gentilissimi telespettatori a questa nuova puntata di Cult Vision del nostro talk show settimanale di approfondimento. Oggi vi proponiamo una puntata davvero divertentissima perché parleremo di musica e in modo particolare parleremo di Nostaljazz, un gruppo musicale nato da poco, ma prima di presentarvelo una breve introduzione scritta dagli stessi autori. La nostra musica leggera italiana dagli anni 40 ad oggi è ricchissima di autori, musicisti, cantanti e brani semplicemente stupendi. Ogni canzone inquadra un ricordo nella mente di chi la ascolta, un periodo storico del nostro paese. Questi pezzi, a nostro avviso, non potevano finire assieme ai loro autori nel dimenticatoio. Così come si restaura un monumento, un tempio della Magna Grecia o il colonnato di una chiesa, ci siamo riproposti di ripresentare al pubblico questi brani con un sound diverso, più accattivante, alle volte più brioso, più moderno, affinché le generazioni del passato potessero riappropriarsi di quella musica che alla radio non passa più e magari i giovani possano scoprire brani storici riarrangiati in maniera moderna, più vicina al loro stile, sicuramente nuovi per loro. Nostaljazz e tra poco sarà qui con noi per suonarci dal vivo. A tra poco, non mancate. Al fondo di un bicchiere, illusione che non so dimenticare. Ogni notte ti devo ritrovare nel mio cielo popolato di bars. Ci vediamo al fondo di un bicchiere, dolci labbra che non posso più baciare. Voglio perdermi e sognare fino a quando può brillare tristemente l'orizzonte d'ogni bar. Da principio non ti vedo, troppo whisky mi separa da te. Ma poi bevo e a poco tu mi appari e sei tutta per me. Ci vediamo al fondo di un bicchiere, fino a quando l'alba in cielo tornerà, e nell'alba disperata sarà triste rincasare per attendere la notte e poterti ritrovare al fondo d'un bicchiere. Nel cielo dei bars. Whisky mi separa da te.
a poco tu mi appari e sei tutta per me. Ci vediamo al fondo di un bicchiere, fino a quando l'alba in cielo tornerà e nell'alba disperata sarà triste rincasare ed attendere la notte e poterti ritrovare al fondo d'un bicchiere nel cielo dei Eh sì, come avete capito dall'anteprima e dal meraviglioso video con cui abbiamo aperto, oggi a Cult Vision si parla di musica. E che musica! Con noi abbiamo Nostal Jazz, quindi io do un grande benvenuto agli autori di questo gruppo. Davvero sono emozionatissima perché la musica è meravigliosa. Maestro Cesare Vincenti alla tromba e flicorno. Buonasera. Alessio Grassi alla batteria, al basso Luca Grassi, alla tastiera Enrico Rufo Caruso, alla tastiera Mauro Radici e colui che canta Filippo Antonioni. Buonasera. Quindi, a tutti. Veramente un grande benvenuto, un benvenuto di cuore, se così si può dire. Grazie. In italiano, no? Grazie. Allora, innanzitutto raccontiamo la storia di questo gruppo, quando, come e perché nasce. Allora, prima di tutto grazie di averci invitato e siamo molto felici. E, anche Cult Vision, anch'io sono questa Umbria TV. È un progetto che ho proposto al maestro Vincenti qualche tempo fa. E come appunto hai letto prima in apertura, noi ci ripromettiamo, tant'è che l'intero nome del gruppo è Italian Nostal Jazz, cioè praticamente di riprendere tutti quei pezzi che forse con le radio commerciali non vengono più ascoltati. Noi abbiamo nel panorama nostro musicale dei pezzi che vanno... Pezzi molto belli. Pezzi molto belli, romantici, più o meno... Delle vere e proprie colonne della musica, sì, no? che seguono più o meno degli andamenti anche di influenze musicali, no? Per esempio gli anni 60, gli anni 70 e così via. Ma tutta questa produzione comunque è una produzione meravigliosa, con autori come hai giustamente detto tu, con autori, con musicisti e cantanti che noi vorremmo sempre tenere vivi, sempre tenere con noi. Per cui ho rincontrato dopo anni Cesare, col quale siamo compagni di liceo, lui è un pochino più giovane, e che chiaramente è un po'... Dunque vi conoscete da una vita. Diciamo da trentina d'anni. Parecchiuccio. E ho detto Cesare... Che sono pochi da un lato, no? Secondo te, se noi rispolverassimo questi brani e tu dessi con la tua maestria un volto nuovo, un sound nuovo, eccetera, lui chiaramente ci ha lavorato parecchio sopra e sono usciti pezzi appunto come Nel cielo dei Bars, che ha una storia particolare, che è uno dei miei brani preferiti. E poi il brano con cui abbiamo aperto. Con quale abbiamo aperto, che appartiene a un film che purtroppo non ha avuto un grande successo, perché questo è un film che doveva consacrare Fred Buscaglione come cantante, autore. Purtroppo Fred Buscaglione, 15 giorni prima che il film uscisse, morì tragicamente in un incidente a Roma. A 39 anni, giovanissimo. Sì, giovanissimo. Nonostante avesse già alle spalle una grande produzione musicale insieme a Chiosso, Leo Chiosso, che era un legale che curava per lui le parole. Lui era diplomato al conservatorio in violoncello, pianoforte... Violino, credo. Violino, grazie maestro.
E quindi praticamente doveva chiamarsi proprio questo film A qualcuno piace Fred. Se non che dopo la morte di quest'uomo il film cambia titolo, Noi duri, è una storia di un italiano noir, così come facevano un po' in Francia, con Totò, con bei artisti dell'epoca. Artisti importanti, Paolo Panelli. E poi chiaramente lui era seguito sempre dagli Asternovas, per cui lui si infiltra in una banda, insomma è una storia abbastanza complicata, però molto bella, e c'era questo brano. Questo brano è anche il seguente, che è Che bella cosa sei, che eseguiremo più tardi. Dal vivo, quello eseguiremo dal vivo. È quello che ci interessa. E quindi sì, perché la musica è bella, ma se suonata dal vivo è veramente ancora più importante, più bella, più apprezzabile. E quindi ecco, noi con questo progetto, Cesare, non so se, ecco, così, quindi, diciamo così, per amicizia, o perché si mette, mi piace anche a me questo progetto, no, lo facciamo. Sinceramente, allora, mi è piaciuta l'idea, diciamo, io musicalmente sono attivo prevalentemente nel campo comunque della musica del genere, faccio anche un po' di jazz, ma in realtà è più questo il mio territorio, quindi mi è piaciuta anche per questo motivo, come avrete già potuto intuire anche dal quindi brano. Quindi hai trovato subito terreno fertile. Ci siamo trovati d'accordo con facilità, non solo per virtù della vecchia amicizia, diciamo. Ma come avrete sicuramente intuito già dal primo brano del video, la peculiarità di questo progetto è il riarrangiamento, la riattualizzazione, se vogliamo, per certi un versi. Un remake. E comunque è un cambiare abito ai vestiti. Quasi nessuno, se si escludono credo due o tre titoli del nostro repertorio, sì, live, quasi nessuno ha lo stesso tipo di arrangiamento, la stessa sonorità, diciamo, dà la stessa, diciamo, musica, crea lo stesso clima musicale che aveva negli dischi originali. Quindi ci siamo permessi un po' di manomettere, di aggiungere, togliere, ecco, di riorchestrare un po'. Quindi un po' sono dei brani rivisitati. Sì, sostanzialmente sì. Che cosa ci canterete come primo pezzo? Dunque, appunto, come dicevamo invece, suonerete, no, canterete? Credo che il prossimo brano invece spezziamo un attimo con questa storia e andiamo a Amore fermati, che è un pezzo del 1963 che abbiamo... Comunque non lontanissimo dal precedente. Come l'abbiamo riarrangiato, maestro? L'abbiamo fatto diventare un pezzo Latin jazz, diciamo. Un Latin jazz. Essenzialmente. E è un pezzo di Fred Bongusto, musicato dal maestro Gorny Kramer per la Rai. Un'altra perla della musica, sì, beh, un altro colosso importantissimo. Di musica leggera. E questa era la sigla di un varietà del sabato sera del 1963, condotto anche da Fred Bongusto, era un ospite musicale, il nostro Fred, un altro Fred, da un Fred Buscaglione al Fred Bongusto. Ecco, esatto. Quindi ecco, se vogliamo, possiamo posare, vogliamo prendere, ecco, gli strumenti veri. Possiamo cominciare, io parlo al plurale, possiamo, perché come se facessi parte. Tu sei con noi, tu Skinga sei con noi. Io sono con voi. Ecco, il maestro della sordina. Amore, fermati, questa sera non andartene, un'orchestra tra le nuvole la tua canzone suonerà. Amore, baciami, siamo soli, amore, baciami, forse è colpa della musica, ma non t'ho amato mai così. Il mar, stasera far bene a noi, la luna negli occhi tuoi, stasera mi fa sognare. Amore, fermati, stai vicino ed accarezzami, forse è colpa della musica, ma non t'ho amato.
modo, ma è così. Stasera mi fa sognare, amore fermati, stai vicino ed accarezzami, forse è colpa della musica, ma non t'ho amato mai così, ma non t'ho amato mai così, ma non t'ho amato mai così, ma non t'ho amato mai così. Eccoci. Bravissimi, grazie. Bravissimi. Allora, lo so, Filippo, che a te, perché io ti conosco meglio, no? Sì, grazie. Però ti manca la dolce vita, il periodo. Quello dopo ci sono nato, ma l'ho sfiorato. È un po' un richiamo, no? Questi brani del vostro gruppo, giusto, Filippo? Sì, cioè, hai azzeccato in pieno. Ecco, questo è un periodo meraviglioso degli anni 60, veniva dopo il dopoguerra, la gente ormai aveva risolto per fortuna le tristezze della guerra e dell'odio della guerra e quindi usciva, cominciava a riuscire, cominciavano a fiorire i locali a Roma, attori che giravano, paparazzi, lì è nata un po' la storia degli anni 60, c'era un po' tutto da rifare e gli italiani si sono un pochino riarrangiati. Quindi che sia di buon auspicio. Questo speriamo che ecco, dopo questo momento abbastanza buio che il nostro Stato sta attraversando, una new dolce vita non sarebbe male, assolutamente. E sarà sicuramente così. Speriamo. Allora, ognuno di voi svolge delle diverse professioni, no? A parte questa passione lavoro, se la possiamo chiamare così. Ma che cosa vi dà in più la musica rispetto ai vostri lavori? Allora, la musica, almeno parlo per me, poi mi piacerebbe al che vostro sentissi. Lavoro. Al mio lavoro, che è un lavoro da professionista, ecco, poi insomma mi occupo di diverse cose, la musica è una cosa imprescindibile, cioè almeno per me è una cosa straimportante, la musica, una canzone, una nota, una battuta ti può far cambiare l'umore di una giornata, ti può dare, ti può trasmettere quella gioia o quella mestizia a seconda del ricordo che ti passa per la testa in quel momento, per cui la musica è una cosa indispensabile, una cosa che io adoro, è una delle mie più grandi passioni che ho in questa vita, oltre ai miei figli chiaramente. Facciamo parlare adesso maestro Mauro. Sì, come no, Mauro, guarda, c'è il gelato lì. Che cosa ti dà, che cosa ti dona, che cosa ti regala la musica? Ma io non potrei pensare alla vita senza la musica, nel senso che è veramente uno strumento, un linguaggio, un modo di conoscere. È un linguaggio divino, angelico dicono, no? Che ci mette in comunicazione con Dio. Come effettivamente mi suggerisce Cesare. C'era una citazione importante da Nietzsche. Sì, effettivamente questo è, perché poi la musica è anche un'occasione, una grande e immediata occasione di incontro. Quindi ci permette di star bene, di trovarsi in empatia, in sintonia con le persone, di scambiare emozioni, ovviamente, quando c'è qualcosa che ci accomuna, e anche di lenire delle volte qualche dolore, qualche preoccupazione. Ecco, sicuramente è un grande senso di speranza e di benessere, di stare bene insieme. Maestro Vincenti? Sicuramente non posso che confermare i giudizi che hanno dato sulla musica i miei amici e colleghi. Diciamo, per me ormai da diversi anni è anche un mestiere, però ecco, se pensiamo che anche proprio a livello di
corpo umano, i nostri neuroni funzionano, trasmettono nel momento in cui entrano nello stesso ritmo di quelli che hanno accanto. Cioè siamo fatti di musica, praticamente. Siamo fatti di musica. E questo già spiega molto. Poi chiaramente ha infiniti risvolti anche a livello terapeutici che si stanno confermando in alcuni casi e in altri che scoprendo sono scientificamente più accurati, no? Esatto, esattamente. Cioè, quindi è una vera, come si dice, fonte di vita sotto tutti i punti di vista, anche dal punto di vista clinico, proprio strettamente più clinico. E, penso ci sia poco di altro da aggiungere su questo Filippo, argomento. Sì. Qual è il prossimo brano che ci suonerete, canterete? Vorrei una spiegazione profonda. Poi se vuoi continuare, anche se magari qualche aneddoto, sì, se volete raccontarci, no? Mentre, perché cioè, la storia è lunga. Certo, sì, è vero che siete nati da poco, però la storia è lunga. Siamo abbastanza giovani, però... Quindi magari qualche chicca. Se il patrimonio che maneggiamo è datato e quindi esatto, ha acquisito nella... negli anni una grande storia. Dunque, noi dobbiamo ecco, dire grazie al video che avete visto, che è stato montato da Mauro. Mauro è un... noi siamo come una squadra, Kinga. Noi, ecco, siccome però molti sono professionisti o tali, perché sono molto apprezzati, anche se magari non hanno titoli, ma hanno dell'esperienza incredibile. Vedi Rufo, Rufo è il re dell'Alta Valle del Tevere, tu adesso lo vedi così, ma Rufo è uno che, insomma, appartiene a tutti i gruppi delle Marche, dell'Alta Valle del Tevere, dell'Umbria, insomma, poi l'abbiamo portato anche a Perugia, perché veramente... Eclettico. È bravo, è lui, ma lo stesso i fratelli Grassi, detti soprannominati da Cesare, all'inizio i Fat Boy, perché chiaramente i Fats Boy sono i fratelli Grassi, però sono alla ritmica e sono Alessio e Luca. Vedete, noi siamo un po' tutti titolari che sono molto bravi, e chiaramente qui ci pensa Cesare, il nostro capitano, dice allora... qui è stato investito della carica, ma non è che agli altri mancherebbero le capacità per fare. C'è Rufo che c'ha l'impegno, oddio, come possiamo fare? Ci abbiamo uno altrettanto bravo, la panchina lunga, come si dice, la panchina lunga, con la squadra con panchina lunga. Per cui, ecco, poi... Mauro, in particolare, Mauro Radici, è oltre che un amico ormai da diversi anni, con il quale condivido la bellissima esperienza della Perugia Big Band, la grande orchestra jazz di Perugia, che dopo 11 anni purtroppo di mancato ricambio generazionale è risorta dalle sue ceneri con nuovi, diciamo, strumentisti. Quindi al di là di questa esperienza, Mauro è un vero jolly per noi, perché in virtù anche della sua principale attività lavorativa comunica anche il nostro progetto, come avete potuto vedere già dal video e anche sul web. In più è un ottimo tastierista, quindi abbiamo già avuto modo di utilizzarlo anche come tastierista. Riesce a fare tutto? Sì, sì, sì. Esatto, sì, ci Mauro. Manca, dicevo prima, si impara anche a suonare la batteria, penso che noi possiamo anche rimanere solo, a casa. Rimaniamo a casa. No, ma la e cosa... poi quindi inviteremo solo Mauro. Sì, esatto, Mauro, one man band. Viene il rappresentante Italia Nostal Jazz, Mauro Radici. Ma farà anche il cameraman di se stesso, perché non gli mancano le competenze. Che volevo dire, quel video bello che l'ha fatto, l'ha preso appunto degli spezzoni, dei pochi concerti che avevamo fatto, e infatti molti mi hanno detto, guarda, non coincidono le parole, eccetera, sì, ma quelli sono spezzoni tra il film, per esempio, e il nostro concerto che abbiamo quindi tenuto. Quindi non devono coincidere? No, non devono coincidere, devono essere una cosa così, tant'è che appunto poi all'ultimo c'è una delle attrici protagoniste che conclude appunto questo video che Mauro ha fatto. Anzi, vorrei chiedere se posso approfittare di iscriversi al nostro gruppo, di modo che certamente, se piacciamo, di mettere dei like sui nostri video, di modo che non ci sentiamo soli e vediamo che magari, ecco, magari pagina Facebook, se non sbaglio, pagina, no? Facebook abbiamo, sì, sì, Mauro ce l'ha curata Mauro, quindi dobbiamo sempre far riferimento, è tutto curato da Mauro. Come si chiama la pagina Facebook? Italian Nostal Jazz. Italian Nostal Jazz. Italian Nostal Jazz, diciamolo, ricordiamolo. E quindi, ecco, dopo se vogliamo parlare del... Allora, adesso no, la no, prima no, no, parte, quindi chiudiamo questa prima parte con quale pezzo? Chiudiamo con Che bella cosa sei. Che va bene, bella ragazzi? Cosa ci sei. Siamo? Dedichiamo chiaramente a Kinga, che è veramente una cosa bellissima. Mi fate arrossire, davvero, quindi... Nostal Jazz, che bella cosa sei. Che bella cosa sei quando mi parli, che bella cosa sei quando mi guardi, arrendere mi fai e forse non lo sai,
bella cosa sei, che dolce sogno sei, quando mi baci morire mi farai, tanto mi piaci, ma guarda gli occhi miei e forse capirai che bella cosa sei. Ti stringo un poco a me e tu tremi, ti sento sospirare, ti abbandoni così senza parlare, chiedi un bacio ed io mi perdo in te. Che bella cosa sei quando mi parli, che bella cosa sei quando mi guardi, arrendere mi fai e forse non lo sai, che bella cosa sei. Sospirare, t'abbandoni così senza parlare, chiedi un bacio ed io mi perdo in te. Che bella cosa sei quando mi parli, che bella cosa sei quando mi guardi, arrendere mi fai e forse non lo sai, che bella cosa sei, che dolce sogno sei, quando mi baci morire mi farai, tanto mi piaci e guarda gli occhi miei e forse capirai che bella cosa sei. Ecco, questo, qui, sì. Scusami, spiegalo, è spiegalo. Il secondo brano di quel film che, e di cui parlavamo in apertura. C'è anche che sarebbe, dillo, ripetiti. Noi Duri. Noi Duri. Avrebbe dovuto chiamarsi, a qualcuno piace fare, Camillo Mastrocinque, Italia 1960. Uscì nelle sale cinematografiche il 20 febbraio 1960, purtroppo, ma la morte di Fred Buscaglione avvenne il 4 febbraio del 1960. Poco prima, quindi. Poco prima, pochi giorni prima, 15 giorni prima. Infatti, come diceva Filippo prima quando introduceva questo argomento, fu dirottata la sceneggiatura verso un altro tipo di film, non pensando opportuno forse utilizzare determinato materiale girato, o addirittura forse anche perché mancava ancora forse qualcosa per completare la precedente sceneggiatura. E quindi, ecco, quindi andò più o meno così. Perla, abbiamo andò più o meno così. Musica sì. Leggera, no? Quindi sì. Fu una musica di rottura, Kinga, questa di Buscaglione e Chiosso, e fu prodotto sì, dal loro amico. Esatto. Allora ancora ci avevamo il repertorio Amore, Cuore, Papaveri e Papere. Papaveri e Papere, in Lapizzi, la canzone si recitava, eccetera. Invece lui scimmiottava il duro di Chicago, veniva dall'America. Americano, così, americano finto, americano, insomma, fatto in casa, un guappo italiano americano, però con questi testi simpatici. Spaghetti con questa, gangster, esatto, spaghetti, bravo. Grazie, che ha coniato il maestro Vincenzo, anziché spaghetti western, spaghetti gangster. Lui scrivevano queste canzoni così, il dritto di Chicago, erano tutti il whisky, le sigarette, le bionde, era tutta una cosa abbastanza così... I miti di Hollywood. I miti di Hollywood allora. Portati in Italia da Chiosso. E loro però non trovavano fortuna e Gino Latilla, grande cantante di quell'epoca, li produsse e fece stampare in vinile, come si usava allora, il primo 45 di Chiosso e Buscaglione.
Grazie per questo excursus storico e quindi a lui dedichiamo oggi la nostra trasmissione. Sì, io sono d'accordo. Ma adesso andiamo in pubblicità. A tra poco. Ebbene sì, oggi a Caldvision si canta, si suona, perché la musica fa bene al cuore, perché la musica fa bene all'anima, ma cura anche il cervello, cari telespettatori. Oggi con noi stiamo raccontando la storia di questo gruppo meraviglioso, davvero sono emozionatissima, perché vuole richiamare un po' la dolce vita, no? Maestro Vincenti, giusto? Sì, diciamo è gran parte del nostro attingimento musicale, riferimento anche è quello, è il periodo appunto di Fred Buscaglione, come abbiamo potuto sentire dai primi pezzi che abbiamo sia suonato sia sentito dal video. Però chiaramente da lì ci siamo mossi, il nostro repertorio arriva fino a circa agli anni 90, abbiamo in questo caso comunque scelto
a gusto nostro i cantautori che ci piacevano di più. E quindi siamo passati per Lucio Dalla, per Pino Daniele, per Lucio Battisti. È facile così. Detta così sembra appunto abbastanza semplice, ci è voluto un pochino di lavoro, ma poi neanche appunto tantissimo, perché comunque, ripeto, appartiene un pochino alla nostra esperienza diretta, l'abbiamo vissuti quegli anni, quindi abbiamo scelto canzoni che ci ricordavamo senza anche doverle quasi riascoltare. Poi aggiungerei Sergio Caputo, che è un po' un beniamino. Intendo che la scelta è stata facile, poi ovviamente il lavoro, certo, è sicuramente difficile. Certo, un po' meno, diciamo. Però, un po' meno. Però, alla fine, insomma, tutta roba, diciamo, tutto materiale che nelle nostre corde, materiale musicale che sentivamo già nostro prima ancora di metterci le mani. Poi forse ho lasciato via qualche altro autore, Pino Daniele, abbiamo fatto anche delle cose. Del periodo anni 90. Dino Buonocore. Nino Buonocore, un successo come Scrivimi, che abbiamo in scaletta, forse qualcuno se lo ricorderà, all'epoca. Delle vere e proprie perle. Allora, sì, Filippo, la spiegazione del brano con cui abbiamo aperto, no? Sì, questo brano, appunto, E la chiamano estate, è un brano che fu portato alla ribalta da Bruno Martino. Bruno Martino è un altro dei miei artisti preferiti, perché era il classico cantante del piano bar, il crooner, il confidential, come si dice, quello al quale vorrei assomigliare io un pochino con la mia voce. Ma questa cosa me l'ha fatta scoprire il maestro Vincenti, il testo era scritto da una signora, si chiama Zanin, e da grande califfo Franco Califano, e la musica chiaramente era musica di Califano, musica Franco Califano. Però anche le parole di... Anche il testo, mi pare. Grande. Anche il testo di... Grande. E quindi questa era un'altra canzone strabiliante degli anni 60. E... Allora, l'arrangiamento in particolare non è nostro, abbiamo preso spunto proprio in maniera abbastanza massiccia dalla versione che fanno i Papik, un gruppo italiano che prende il nome dal suo leader, dallo pseudonimo del suo leader, che io ho avuto anche occasione di conoscere un mese fa a Roma, e mi sono dimenticato di chiedergli qual era il suo vero nome, quale fosse il suo vero nome. È un arrangiatore e appunto ha una sua formazione. Noi abbiamo ripreso proprio fedelmente, ci piaceva molto, questa sua versione, quindi su questo alla fine abbiamo lavorato di meno, avendo copiato le sue idee arrangiative. Veniamo da scuola insieme, si copiava allora, faceva molto spesso. Ai, così molto va bene, spesso ma queste maniera... versioni. Adesso è più comodo, perché non allora, bisogna neanche nascondersi. Allora, qual è il prossimo pezzo che ci canterete, suonerete? Sì, il prossimo pezzo è un blues. Un blues, sì, che un è... blues. Oh, questo qui... La spiegazione dopo. Te la do dopo, la spiegazione. Allora, prima la musica, che ci fa stanco. Bene all'anima. Sono stanco. Sempre però Bruno Martino. Ti Bruno spiego Martino. Perché. Va bene. Quindi Nostal Jazz, il titolo... Sono stanco. Sono blues. Stanco. Nostal Jazz, sono stanco. Eccoci. Maestro, vai, quando vuoi, quando sei pronto. Stanco, tanto stanco, sono stanco da quando sono nato, sbadiglio e non voglio sedere, sono stanco d'essere bianco, la mia faccia voglio tingere di nero, sono stanco, troppo stanco. Sono stanco che cado di fianco, sbadiglio e non posso reagir. Sono stanco d'essere bianco, ma le mosche non mi lasciano dormire. Voglio un cuscino di piuma, tre materassi di lana. Voglio una bella bambina che canti una nenia per me. Voglio una stanza a tre letti, voglio che stia tutti zitti, voglio un tegame di gnocchi e qualcun che mi infuochi perché...
cuscino di piuma, tre materassi di lana. Voglio una bella bambina che canti una nenia per me. Voglio una stanza a tre letti, voglio che stiamo tutti zitti. Voglio un tegame di gnocchi e qualcuno che mi imbocchi, perché sono stanco, tanto stanco. Sono stanco da quando sono nato, sono stanco e mi voglio sedere. Sono stanco d'essere bianco e la faccia voglio tingere di nero. La mia faccia voglio tingere di nero. La mia faccia voglio tingere di nero. Wow. E così abbiamo dato una giusta introduzione al vostro primo CD, che sì, è questo qua. Vorrei che venisse ripreso questo CD molto bene, perché Filippo qua dietro è nero. Perché sì, Filippo, perché sono stanco di essere bianco. Perché Filippo? Per tanti motivi, per tanti motivi. Sono stanco, mi sento bistrattato, no scherzo. E, chiaramente Kinga, come sai e come sanno tutti, i neri d'America che cantano, pregano e cantano. È una, che meraviglia! Una voce stupenda, meraviglia. Una voce stupenda, una voce complessa, una voce calda, articolata, una voce calda. E quindi diciamo che per un cantante che fa questo genere di musica, avere un po' la voce da nero sarebbe un po' un sogno, ecco, per cui ho cercato almeno nel colore della pelle di assomigliare. Infatti qui si vede molto è un omaggio, insomma, se vogliamo, a queste voci stupende che ci sono state. Per esempio anche in Italia abbiamo avuto la fortuna, l'angelo nero lo chiamavano Fausto Leali, per esempio, bisognerebbe fare un pezzo. Tra le altre cose, ve lo dico qui in diretta, la nostra amica Kinga, da oggi fan del nostro gruppo, ha richiesto una canzone di buon gusto, stupenda, da studiare e da eseguire. È vero. Bellissima, bruttissima. Quindi la prossima dobbiamo volta... cercare, maestro, dobbiamo... Questa non la conosco, devo impegnarmi nella ricerca. Dovremo impegnarci, perché una cotanta bellezza ci chiede una cosa così, io scatto sull'attenti e via. Allora, come si fa... Come nasce un CD? Cioè, ecco, un po', raccontate un po' la allora, storia di questo guarda, CD. Guarda, questo CD è nato così. Prima di tutto volevo, ecco, parlare, grazie, mi dai questa opportunità. Nel video che avete visto, nei due video, c'è un altro tastierista, perché quando noi impegnate, cioè qui siamo tutti, te l'ho detto, siamo la tutti in evoluzione. La panchina lunga di cui parlavamo la prima. C'è un altro amico che si chiama Massimo Pucciarini, anche lui con impostazione jazz, anche lui sono molto impegnati questi ragazzi, soltanto io che faccio l'avvocato e basta, quindi fanno i musicisti, vanno in giro, fanno. Allora, per esempio, in questo disco, in questo lavoro, all'inizio, quando io proposi appunto l'idea a Cesare, Cesare la sposò e insomma, è nato questo CD, insomma, diciamo che ecco, in provetta. Noi abbiamo due bravissimi musicisti anche lì, che però per impegno io avevo invitati anche oggi qui non sono potuti venire addirittura, guarda, i quali salutiamo. Uno è Brilli Lorenzo, che è giovanissimo, un ragazzo giovanissimo, già di diplomato, 25 anni credo, 25 anni, e già ha scoperto già, il proprio Diamond, è in Malesia in questo momento, a un jazz festival, uno stage di New York, mentre Panico, Giorgio Panico, grande bassista, anche lui diplomato in genere, era impegnato e sta facendo un altro progetto e non è potuto venire, ma ci saluta e saluta, insomma, e noi lo salutiamo. Lui è ancora noi ci abbiamo zona, però diciamo la ritmica sempre, vedi, dei fratelli Grassi, che sono, eccoci, maestro Vincenti ha fatto l'esame, tac, e siamo... E io vi faccio fare un esame anche oggi, perché quando vi saluterò voglio che, ecco, se potete suonarmi un pezzettino, no? Quando dediamo, dico al basso, eccetera, eccetera, quindi così chiudiamo, assolo, no? Prima del... Ecco, esatto. Come si chiama, Filippo? Un solo. Il gergo tecnico che mi ha iniziato a mezz'ora è solo. Che non so, mi canterai. Sta anche su un allora, Filippo, dunque... Sì.
In chiusura invitiamo i nostri cari telespettatori ai vostri concerti. Sì, no? Invitiamo dunque, guarda, noi, quindi dici noi un po' le date. Abbiamo una data sicura che è il 24, se non ricordo male, il 24 giugno a Borgo Sant'Antonio, Porta Pesa. Questo borgo che è stato rimesso a posto poco è affiliato, è ospite di uno dei borghi più belli d'Italia, è stato a cura di un comitato messo a posto, è una cosa molto carina in città, sembra di vivere una realtà di un piccolo paese, e c'ha un piccolo spazio verde dove ci hanno invitato a suonare. Il 24 giugno noi saremo lì. Quindi, chiaramente si può mangiare e si può ascoltare la musica di Nostal Jazz. Quindi chiunque può venire. Chiunque può venire. Mentre invece un'altra data è prima, che dovrebbe essere intorno alla metà di giugno, ma noi ne approfittiamo per la comunicheremo sui nostri social, e a metà di giugno sui giardini. Che Italian Nostal Jazz. Sul nostro social, perché sarà a metà di giugno. A metà di giugno, verso il 15, dal 15 al 17, così grosso modo, dobbiamo vedere un attimo la disponibilità dei nostri musicisti e la disponibilità di questo parco che stiamo, anche grazie all'associazione Porte Burnea, che già ci ha dato l'opportunità su una sala bellissima di fare il tributo ad Ale Battisti, saremo ospiti ancora di Armando Floro Flores, vicepresidente di questa associazione, e del presidente Giancarlo Barboni, che ringraziamo davvero per la loro ospitalità. Quindi tutti invitati a questi concerti, sì, di Italian Nostal Jazz. Dunque, guardate, se volete dire qualcosa in chiusura, perché vi faccio chiudere con l'ultimo pezzo che, sì, si trova in questo bellissimo CD, sì, che quale sarà? Dunque, qui c'è un pezzo molto bello di Fred Bongusto, però il brano col quale volevamo chiudere è un brano un pochino più recente, per farti appunto vedere questo escursus. Arriviamo negli anni 90, okay, con Fabio Pittaluga, che in realtà è Fabio Concato, che lui si Ma chiama. Prima vi saluto, aspettate, grazie, prima grazie, vi saluto, ci quindi teniamo. Un solo, giusto? Un solo, facci sentire. Allora, Maestro Cesare Vincenti, tromba e flicorno. La batteria Alessio Grassi. Vai Alessio. Al basso Luca Grassi. Alla tastiera Enrico Rufo Caruso. Penso che suonerete. Mauro. E ovviamente anche Mauro Radici, anche se oggi non suona, ma quando manca il maestro Caruso suona Mauro, giusto? Allora Filippo, adesso chiuderemo questa... Sì. Bellissima trasmissione, grazie a voi, grazie Nostal a te, Jazz, Italia Nostal Jazz, quindi grazie di cuore, un grande in bocca al lupo, e che questa trasmissione possa essere veramente di buon auspicio per tutti noi, chi grazie. Abita in Italia, perché grazie. Io essendo polacca, però io come se fossi italiana. Dunque, Filippo, che cosa canterete in chiusura? Allora, canteremo una canzone di Fabio Concato, che è appunto un LP questo dell'82,
LP è long playing, quindi praticamente un termine un pochino arcaico. Computerino, sentito da computerino, e computerino è la proiezione di quello che poi sarà, se si ascolta bene il testo, quello che saranno i nostri amatissimi smartphone. Quindi, signore e signori, Nostaljazz, computerino. Grazie. Gioca, gioca, bel bambino, che tuo babbo ti ha comprato un computerino, e qui dentro quel che serve puoi trovare. Schiaccia un tasto se vuoi vedere il mare. Ai miei tempi c'era scuola, libri, gomme, le matite colorate, la cartella che pesava sulla schiena. Mi ricordo le mamme disperate, ma tu puoi non uscire, quel tuo maestro lo puoi vedere in uno schermo, lo puoi chiamare, ci puoi parlare, e se sei stanco con quel tasto lo puoi fermare. Ma che bello, che futuro, non avrete più bisogno di nessuno e potrete fare a meno di pensare. Ma ci pensi, che bello non parlare. Gioca, bel bambino, che tuo babbo t'ha comprato un computerino, e qui dentro quel che serve puoi trovare. Schiaccia un tasto se vuoi vedere il mare. Ai miei tempi c'era scuola, libri, gomme, le matite colorate, la cartella che pesava sulla schiena. Mi ricordo di mamme disperate, ma tu puoi non uscire, quel tuo maestro lo puoi vedere in uno schermo, lo puoi chiamare, ci puoi parlare, e se sei stanco con quel tasto lo puoi fermare. Ma che bello, che futuro, non avrete più bisogno di nessuno e potrete fare a meno di pensare. Ma ci pensi, che bello non parlare. Grazie.
Grazie, oggi abbiamo avuto un grande onore di avere Nostalgias, quindi ancora in bocca al lupo, e dopo una brevissima pausa pubblicitaria, ovviamente, non perdetevi, dopo tanto divertimento, pillole giuridiche con l'avvocato Fabrizio Gareggia. Buona visione. Thank you.